siamo riusciti qua in città metropolitana a cominciare a creare una rete forte con tutte le istituzioni, con la città di Napoli, con tutte le assessore, tutti i comuni dell'area metropolitana, le associazioni, i gruppi di donne, e gli sportelli antiviolenza, le forze di polizia. Siamo tutti qua oggi per discutere, per cercare delle strategie, per cercare di superare questo problema della violenza sulle donne. La rete renderà sicuramente le donne più forti, più consapevoli dei loro problemi. Le donne che si affacciano agli sportelli antiviolenza sono sempre in misura maggiore e spesso non arrivano nemmeno ad andare allo sportello quando hanno subito reali violenze, ma già quando ci sono proprio gli albori. Questo vuol dire che la prevenzione funziona, e noi speriamo che funzionerà sempre di più e che le vittime di femminicidio siano sempre di meno. Una rete per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne. È questo l'obiettivo posto al centro del convegno organizzato dal Comune di Napoli in collaborazione con la città metropolitana, tenutosi nella sala consiliare di Santa Maria la Nuova nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dal titolo Svergognati, un atto d'amore, che ha visto insieme istituzioni, associazioni, forze sociali in una sorta di stati generali sul tema. Noi abbiamo voluto fare una specie di stati generali, quindi con la città metropolitana, gli assessori dei comuni della Campania, per connettere l'agenda cittadina alla città metropolitana e fare un piano programmatico d'azione di progettualità dal basso. Il workshop, organizzato in diversi panel che hanno affrontato la questione nei vari ambiti in cui si sviluppa la personalità delle donne, dalla famiglia alla scuola al lavoro, ha costituito l'occasione per richiamare casi di violenza concreti, spesso irrisolti. Bisogna fare una rete. Io ho raccontato una storia, la storia di Florinda, Florinda Di Marino, che fu uccisa, ma lei aveva denunciato, la sua querela non era stata presa in sufficiente considerazione né dalle forze di polizia né tantomeno dalla Procura della Repubblica. Si immagini che Florinda è stata uccisa nel 2009 e io adesso sto facendo il processo per la prima situazione, non per l'uccisione, bensì per l'aggressione subita precedentemente. Se ci fosse stato una accuratezza nel prendere in considerazione questa denuncia, se ci fosse stata una rete che avesse immediatamente detto, allontanato il Balboa, avesse immediatamente fatto in modo di una protezione per Florinda. Florinda oggi sarebbe qui con noi a raccontarci la sua storia, non saremmo noi a piangere per la sua storia. Oltre ai rappresentanti istituzionali, al convegno hanno preso parte esponenti del mondo dello spettacolo, come Rosalia Porcaro, che ha letto testi di Giorgio Gaber, e della pièce Ferite a morte di Serena Dandini. Credo che ci siano ancora molti passi da fare in avanti, un po' ovunque, devo dire, che non è soltanto un problema legato al nostro territorio, e questo non è una fortuna, ma comunque è così. Ha voluto testimoniare l'impegno delle istituzioni su questo fronte il sindaco metropolitano Luigi De Magistris. Tutta la città, nelle scuole, veramente ovunque, anche qui, donne e uomini delle istituzioni, associazioni, il comune di Napoli, la città metropolitana, siamo tutti impegnati perché si possa contribuire al massimo a sconfiggere questo obbrobrio che è la violenza di genere, la violenza nei confronti delle donne. C'è una grave crisi di valori, una grave crisi sociale, evidentemente se c'è così tanta violenza ancora oggi nei confronti delle donne, anzi molta di più di quella che si legge sui giornali, perché tante donne non hanno la forza, si sentono sole, non hanno il coraggio di denunciare.